come estivo delle iniziative oltre al carnevale, ma all'esterno il tutto è merce rara, anzi inesistente. Custodia cautelare per un infermiere in organico al presidio ospedaliero Cannizzaro di Catania, accusato della morte di due pazienti con la somministrazione di farmaci. Calcio, dopo tanti nomi per la panchina della Cireale, il club Granata ha sciolto le riserve, il nuovo allenatore Giovanni Marchese, ex allenatore del Catania. Informazione di TG Reporter, benvenuti a questo appuntamento. Ancora cronaca all'interno del nostro telegiornale. Parleremo di fatti dei furbetti del reddito di cittadinanza a Caltanissetta, indagate oltre 100 persone. A Catania invece furto lampo al castello Ursino, beccato in sole due ore il ladro. Parleremo anche dei lavori al Pala Tupperello di Acireale, si completa di fatti l'impermeabilizzazione. 20.000 euro la somma complessiva erogata. Infine della festa di San Camillo, domani di fatti festa in suo onore, al via oggi le celebrazioni essendo la vigilia della festa. Apriamo questo nostro telegiornale con la presentazione del programma delle manifestazioni estive ad Acireale. A sorpresa torna da domani l'edizione estiva del carnevale presentato stamane nel corso di una conferenza stampa insieme alle altre iniziative. Sentiamo. A sorpresa torna ad Acireale l'edizione estiva del Carnevale, che da domani e per tre settimane vedrà protagonisti i carri allegorico-grotteschi esposti in Piazza Duomo. Ad annunciarlo stamane in conferenza stampa il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, Gaetano Cundari. I carri, anziché essere totalmente e insieme in piazza, saranno scaglionati due per settimana. Sono i primi cinque classificati della categoria A e il primo classificato della categoria B. Quindi loro occuperanno da giovedì alla domenica della prima settimana, che è quella corrente, quindi a partire da domani saranno in piazza fino a domenica, poi andranno avanti nell'ultima settimana di agosto e nell'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, quindi sei carri però scaglionati nel tempo in modo da dare più spazio alla manifestazione e permettere a chi vorrà venire a vederli ad Acireale di ammirarli nella loro maestosità. Un'estate ricca di eventi, quella acese, che come da calendario ogni giorno vedrà manifestazioni di ogni genere non sufficientemente specificate e pubblicizzate. Oggi presentiamo il cartellone che in realtà era già pronto da un po', però alcune impreviste, alcune piccoli problemi hanno fatto sì di presentarlo un pochettino in ritardo, però come potete vedere ci sono presenti tutte quelle iniziative che ogni anno hanno dato ampio respiro agli spettacoli nella nostra bellissima città. Che sia un'estate all'insegna della spensieratezza e del divertimento in virtù di un autunno che potrebbe prospettarsi difficile, questo l'augurio del sindaco Stefano Alì. Speriamo in un'estate divertente. Io prevedo un autunno difficile per Acireale, ma difficile per l'Italia. E quindi che questa sia invece un'estate un po' di serenità per permetterci di ricaricare le pile in vista di quello che dovremo affrontare in autunno. Un infermiere dell'ospedale Cannizzaro di Catania è stato arrestato con l'accusa di omicidio nei confronti di due pazienti. A questi, secondo la procura, avrebbe somministrato farmaci dannosi non prescritti dai medici. Un infermiere del presidio ospedaliero Cannizzaro di Catania è stato ieri arrestato su disposizione del GIP, tenendo in conto di una richiesta della procura. La misura cautelare riguarda il 50enne Vincenzo Villani Conti, il quale è chiamato a rispondere della pesante accusa di omicidio nei confronti di due ricoverati nel reparto di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, mediante l'uso di farmaci non consoni per i casi in questione, oltre a non essere stati prescritti dai medici. L'uomo ancora non è stato sentito dal magistrato nel corso del rituale contraddittorio, così da fare conoscere eventuali notizie a sua discolpa. Gli accertamenti tecnici, quelli medico-legali, le analisi tossicologiche eseguite dopo la riesumazione dei corpi dei due pazienti hanno permesso di accertare ancora, dopo mesi, presenze significative dei farmaci tossici. Le indagini hanno appurato inoltre la sua presenza nei casi in questione, espletando un turno di notte. Si tratta di farmaci controindicati in una compromissione respiratoria, quale era quella dei due pazienti ricoverati e anzi, dati insieme, accrescono ancora di più i loro effetti nocivi.
Il quadro indiziario raccolto dal personale della squadra mobile di Catania è stato condiviso così dalla Procura Etnea, che ha avanzato al GIP la richiesta di custodia cautelare. L'infermiere è stato perciò trasferito nella casa circondariale di Catania in attesa delle ulteriori disposizioni. L'infermiere è stato immediatamente sospeso dal servizio ed è stato avviato il procedimento disciplinare previsto dalla normativa. Con questo comunicato l'azienda ospedaliera Cannizzaro ha reso noto questa notizia, che specificando anche come ha fattivamente collaborato sin dall'inizio con l'autorità giudiziaria, trasmettendo tempestivamente, scrive nel comunicato, la documentazione sanitaria e ogni altro elemento richiesto dagli organi inquirenti. Parliamo invece dei furbetti del reddito di cittadinanza, reddito convertito in denaro grazie ad attività commerciali compiacenti. A Caltanissetta la polizia ha posto sotto indagine oltre 100 persone. Percepivano il reddito di cittadinanza e grazie alla collaborazione di alcuni esercizi commerciali simulavano l'acquisto di beni, riuscendo a convertire in denaro gran parte della somma erogata dall'INPS. La Digos della Questura di Caltanissetta, su direttiva della locale procura e su richiesta del GIP, ha applicato l'ordinanza interdittiva di esercitare l'attività imprenditoriale nei confronti di 4 commercianti accusati di aver commesso numerosi episodi di truffa aggravata ai danni dell'INPS, in concorso materiale e morale con oltre 100 persone, tutti percettori del reddito di cittadinanza. Le indagini dell'operazione denominata Cash Point hanno preso avvio nel giugno 2021 e hanno smantellato un'organizzazione ben articolata. I percettori del reddito di cittadinanza, infatti, riuscivano a convertire in denaro la somma ricevuta dall'INPS. I commercianti, in cambio di questa cortesia, trattenevano una percentuale della stessa somma convertita. Secondo le indagini della polizia giudiziaria, queste transazioni nell'arco di 3 mesi sarebbero state pari all'importo di 125.740 euro. Decisive ai fini delle indagini, l'analisi dei dati presenti negli estratti dei conti correnti utilizzati dagli esercenti e delle immagini registrate nel corso dell'attività tecnica. I beneficiari del reddito di cittadinanza, infatti, sono stati ripresi mentre uscivano dagli esercizi commerciali nelle giornate di accredito del sussidio e in quelle immediatamente successive, senza apparentemente aver effettuato alcun acquisto e, in taluni casi, con banconote o carte di pagamento elettronico tra le mani. Nel corso delle perquisizioni eseguite all'interno dei negozi, inoltre, sono state sequestrate carte di reddito di cittadinanza appartenenti a vari soggetti. Parliamo adesso del femminicidio a macchia di Giarre, fissata per oggi all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'autopsia sul corpo di Deborah Pagano, la donna di 32 anni trovata morta domenica pomeriggio nella sua abitazione dopo l'allarme dato dal compagno Leonardo Fresta, che al momento si trova in carcere. L'esame probabilmente riuscirà a far luce sulle chimosi riscontrate su tutto il corpo della vittima dal medico legale durante un primo esame cadaverico e stabilire se sono da ricondurre alla morte della donna. Intanto le indagini proseguono nel riservo degli investigatori, che hanno sequestrato i telefoni cellulari della vittima e del convivente e stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona. I funerali di Deborah saranno celebrati a Letojanni, suo paese natale. A Catania, furto lampo ieri pomeriggio. Un minorenne ruba un ciclomotore, ma dopo poche ore trova i carabinieri a casa dei genitori. Sono bastati 40 secondi per manomettere il lucchetto bloccadisco, avviare il motore e rubare uno scooter parcheggiato in via Castellursino ieri intorno alle 19.30. Dopo l'allarme lanciato dal proprietario, i carabinieri, dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza e attraverso la targa del ciclomotore sul quale viaggiavano i due giovani, sono riusciti a risalire alla 36enne catanese proprietaria del veicolo, nonché madre di uno dei due autori del furto. I militari hanno così atteso fino alle 21.40 il rientro a casa del giovane minorenne, che, visibilmente sorpreso dalla loro presenza, indossava ancora gli stessi abiti utilizzati nel corso del furto e immortalati dalle telecamere. Il giovane ha condotto i militari all'interno di un condominio di via Cristoforo Colombo, nel cui parcheggio aveva nascosto il ciclomotore rubato poco prima. Il mezzo è stato restituito al proprietario, il ragazzo sarà collocato in una comunità.
A Licodia Eubea un'anziana di 77 anni è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione per omessa custodia di armi e munizioni. È stato un cittadino ad avvertire i militari della presenza di una signora che stava seminando il panico tra alcuni ragazzi che si trovavano in strada, mostrando loro un fucile probabilmente per intimorirli. La donna infatti si è giustificata di aver commesso il fatto per far allontanare i ragazzi che giocavano in strada in quanto infastidita dei loro schiamazzi. In casa sono stati trovati due fucili calibro 12 appoggiati ad un mobile della camera da letto. Oltre alle armi trovate anche 80 cartucce dello stesso calibro frutto di una vecchia donazione del padre. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri a Giarre in via Michele Federico Sciacca. In fiamme sono andati pneumatici e rifiuti oltre che sterpaglie di un vasto terreno incolto. Due edifici disabitati sono andati in fumo al punto che i residenti della zona hanno abbandonato le loro abitazioni. Ad operare sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e un mezzo della forestale di Giarre. Nella giornata di ieri sono stati complessivamente una trentina gli interventi da parte dei vigili del fuoco per domare incendi scoppiati in tutto il territorio della provincia di Catania. Ci fermiamo adesso per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Siamo tornati a San Mauro Castelverde perché qui c'è la festa padronale, la festa di San Mauro Abate. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi. Sabato e domenica ore 21 e 20. Canale 199 in tutta la Sicilia. Premio ACI e Galatea 2022. Sabato 16 luglio dalle ore 21 in Piazza Duomo a Cireale, 57esima edizione del Premio di Acireale ai Siciliani, organizzato da Noecam Training e patrocinato dal Comune di Acireale. Tra i premiati, la scrittrice Catena Fiorello, il giornalista Pietrangelo Buttafuoco, il cantautore Giovanni Caccamo, l'attore Totò Cascio, l'inviato del TG1 Giuseppe Lavenia, il brigadiere dei carabinieri Sebastiano Giovanni Grasso ed altri ancora. Premio ACI e Galatea 2022. Presenta Ruggero Sardo. Direzione artistica organizzativa Giulio Vasta. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Euronics a Cireale. Più vicini con più cura. Grande punto vendita a portata di mano. Siamo su via Cristoforo Colombo 12, direzione ingresso autostrada, ex Arredamenti Gallina. Prova la comodità di un parcheggio riservato a te. La convenienza su tantissimi articoli in offerta. Personale sempre disponibile a consigliarti. Che aspetti? Euronics a Cireale. Informatica, gaming, telefonia, TV e audio, elettrodomestici, video, foto, droni, mobilità elettrica, smart home. Euronics a Cireale, via Cristoforo Colombo 12. Provaci! Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto.
Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Da sabato fino a venerdì prossimo, aperti anche la notte. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Aci Reale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Ti stupirò con il mio design audace e il nuovo Opel Visor. Ti porterò nel futuro digitale con il mio Pure Panel. Ti emozionerò con la mia tecnologia elettrica. Sono nuova Opel Astra. Ci capiremo subito. Nuova Opel Astra Plug-in Hybrid. Speaks for itself. Da 249 euro al mese con scelta Opel, incluse Easy Wallbox e ricariche RCA per un anno. E in più gli incentivi statali. TAN 560, TAG 6,59. Info su opel.it. Vi aspettiamo da Gidauto, concessionaria Opel, a Catania, in via Vitaliano Brancati 23. E a Riposto, strada statale 114, al chilometro 70 e 78. Si completa ad Acireale nel Pala Tupparello l'impermeabilizzazione della copertura. Si tratta di un secondo step per i quali sono stati messi a disposizione ulteriori 20.000 euro. Pala Tupparello di Acireale si interviene per una nuova tornata finalizzata ai lavori di impermeabilizzazione dell'impianto comunale di Via dello Stadio, che ha visto una disponibilità economica di 96.439 euro. L'intervento era stato aggiudicato nei mesi scorsi ad un'impresa di Mascalucia, la quale, con la sua offerta al ribasso, aveva permesso di ottenere un'economia di spesa di 31.888 euro. I lavori presero quindi il via il 31 gennaio scorso, comunicando all'ASP di Catania la presenza dell'impresa, visto che l'immobile in quel periodo era adibito ad hub vaccinale, mentre ora solo come centro tamponi. L'intervento per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana all'interno, visto il passaggio del ciclone e le piogge autunnali, sebbene necessari, non andarono però avanti con passo spedito, vista la difficoltà riscontrata dalla ditta nel reperire i materiali occorrenti, oltre al fatto che vennero effettuate ad intermittenza a causa delle ulteriori piogge che si ebbero quindi in inverno. A seguito di ciò, nella copertura dell'edificio si riscontrò che in alcuni tratti in cui si prevedeva mantenere l'impermeabilizzazione esistente, si manifestarono ancora ulteriori infiltrazioni a seguito del suo deterioramento. Da qui è scaturita l'esigenza di risolvere in maniera definitiva la problematica. Si è optato in tal modo per intervenire in queste nuove aree con degrado, così da provvedere al rifacimento della copertura in tutta l'intera superficie, mettendo a disposizione la somma di quasi 20.000 euro. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, guardando alla prossima stagione autunnale ed evitare possibili disagi all'utenza, per cui in considerazione tuttora della presenza in loco del personale della ditta aggiudicataria, si è pensato di completare il tutto con la medesima, la quale si è detta in tal senso disponibile. Con ciò infatti si sono intese evitare interferenze derivanti dalla contemporanea presenza di due imprese sui luoghi, anche al fine della sicurezza, oltre poi al fatto che già aveva a disposizione i relativi materiali. Si sono conclusi ad Acireale i lavori di bitumazione di un tratto di via Lazzaretto, una delle strade maggiormente trafficate della città. Altrettanto si può dire della via delle Terme, dove invece dalla tarda mattinata di oggi hanno preso il via pure qui i lavori per la posa di asfalto. L'intervento andrà avanti fino a venerdì, previsti pure il rifacimento della segnaletica. Al via da oggi la campagna di vaccinazione anti-Covid presso tutti i punti vaccinali attivi della regione siciliana. Il secondo booster è consigliato per tutti i soggetti over 60 e per la popolazione con elevata fragilità dai 12 anni in su, purché sia trascorso un intervallo minimo di 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione successiva al richiamo. Ad Acireale vaccinazioni presso il distretto sanitario di via Martinez da lunedì al venerdì
venerdì dalle 14 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 14. Con l'aumento dei contagi, spiega il commissario per l'emergenza Covid Pino Liberti, la quarta dose è fortemente raccomandata. Il virus circola molto velocemente e il numero dei positivi cresce giorno dopo giorno. Ad oggi nell'area metropolitana di Catania, continua Liberti, registriamo circa 20.000 positivi. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano poche centinaia. A tutti, comunque, raccomando comportamenti responsabili, a cominciare dall'uso della mascherina al chiuso o in presenza di assembramenti. Andiamo ad Aci Catania, dove continua la lotta al contrasto del lancio indiscriminato del sacchetto e di scariche abusive. 200 le sanzioni elevate nel primo semestre. Arginare il fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Prosegue senza sosta l'attività di controllo e monitoraggio del territorio comunale di Aci Catania. Nel primo semestre sono stati elevati più di 200 verbali, 10 solo allo stesso incivile, specialista di lancio del sacchetto dall'auto in corsa. A darne notizia l'amministrazione Ferro, che sin dai primi giorni del suo insediamento ha rafforzato le misure per scoraggiare anche più temerari tra gli incivili attraverso precise direttive alla polizia locale, che ha ampliato il servizio di controllo anche nelle ore serali e notturne, con pattugliamenti e appostamenti nelle zone sensibili attraverso il responsabile delle reti di sorveglianza. Parallelamente al servizio di pulizia che continua senza sosta in più punti del vasto territorio comunale, ci si augura che anche i cittadini contribuiscano ad arginare il fenomeno negativo, collaborando nel conferimento dei rifiuti e denunciando anche anonimamente attraverso foto e video gli incivili. Alla luce dei risultati ottenuti, ha dichiarato il sindaco Margherita Ferro, chiediamo a gran voce collaborazione a tutti i cittadini. I controlli continueranno ad andare avanti, così come la scerbatura e tutti gli interventi programmati. Poco alla volta e nei tempi dovuti daremo risposta a tutte le richieste pervenute. Ed è emergenza rifiuti a Fondachello di Mascali. Gli ecopoint collocati sulla spiaggia diventano micro discariche. Sebastiano Nicolosi della Fast Confas ha chiesto un incontro con l'assessore all'ecologia di Mascali, Carmelo Portogallo, per tentare di risolvere la nuova problematica. A Mascali, come ogni estate, diventa urgenza il problema micro discariche e nello specifico Sebastiano Nicolosi, componente della segreteria regionale Fast Confsal, ha chiesto un incontro al neoassessore all'ecologia Carmelo Portogallo per trovare soluzione ad un nuovo problema, l'abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuto in prossimità degli ecopoint collocati sulla spiaggia, che dovrebbero servire per mantenere la spiaggia pulita, ma che, come vediamo dalle immagini che si riferiscono alla domenica mattina, favoriscono paradossalmente il proliferare di discariche a cielo aperto. Purtroppo la gente, come ben avete visto dalle foto, è indisciplinata. Abbiamo messo degli ecopoint a far sì che i bagnanti, i turisti di passaggio e anche le persone del luogo potessero gettare la nettezza che producevano sulla spiaggia e differenziarla, ma come ben si è visto, ripeto, dalle foto, tutto è successo, escluso quello che doveva succedere. La gente ha cominciato a scendere e abbandonare stendini, ha abbandonato sdrai e ha lasciato ciò che si vede dalle foto, è qualcosa di fuori del comune. Noi altri, come sigla sindacale, la Fast Confesal, urgentemente ha mandato una missiva al neo assessore Portogallo e alla neo Decche Antonella Caltabiano, i quali mi auguro al più presto possibile possiamo riunirci insieme alla RUP, l'ingegnere Leotta e al sindaco, per far sì di riprendere in mano la situazione, perché non è giusto che questa nostra zona, che sono 5 km di spiaggia, venga così deturpata e lasciata completamente all'abbandono nelle mani di gente incosciente, perché solo gente incosciente, perché non capisce che la spiaggia è di tutti e se vengono questo sabato, l'indomani mattina, di domenica, ritornano su un territorio deturpato da loro. Le soluzioni che proporremo al neo assessore e alla DECHE sarebbero quelle di poter effettuare una vigilanza più costante del territorio e delle spiagge, magari con associazioni di volontariato, che ce ne sono tante.
Contattato telefonicamente l'assessore Portogallo ci ha detto che presto incontrerà i lavoratori, ma che ciò che vediamo è il risultato del sabato sera e dell'enorme flusso di turisti e vacanzieri che affollano Fondachello. Per questo ho chiesto l'intervento della Guardia Costiera e delle forze dell'ordine per i prossimi giorni. Gli ecopoint rimangono comunque utili perché i rifiuti sarebbero stati altrimenti buttati in strada, afferma Carmelo Portogallo. Sicuramente avvierò una campagna di sensibilizzazione per una corretta differenziata, soprattutto in un periodo tanto critico che vede un'impennata dei contagi da Covid-19. Seguirò una linea molto più dura, ascolterò gli operatori ecologici e chiederò precise condizioni alla ditta. Inviterò tutti i turisti a lasciare categoricamente la spiaggia pulita. Sarà un lavoro lungo ma necessario. Infine abbiamo chiesto a Nicolosi se gli stipendi di maggio e giugno siano stati finalmente pagati. Con la situazione dei pagamenti degli stipendi, oggi credo che l'azienda dovrebbe versarci le due quote di mensilità, perché ci sono stati dei problemi amministrativi. Ha riposto in arrivo 5 piattaforme elioterapiche pubbliche che saranno collocate in via Colombo, al lungomare Pantano, in via delle Rose a Praiola. L'estate ha riposto il nodo solarium. L'amministrazione comunale si è attivata per la predisposizione di solarium pubblici lungo il litorale, per lo più roccioso e ciottoloso, che necessita di essere reso fruibile in maniera più sicura anche ai turisti della stagione balneare. Saranno 5 le piattaforme elioterapiche in legno, per un totale di 164 metri quadrati, e verranno collocate in via Colombo, a lungomare Pantano, in via delle Rose e a Praiola. Questo provvedimento, che impiegherà una spesa totale di 12.000 euro, subirà alcuni ritardi. Il posizionamento delle pedane ha registrato una lievitazione dei tempi di consegna, non per cause da imputare all'amministrazione che si era mossa per tempo, ma per il complesso reperimento di materiali occorrenti, tra cui il legname, da parte della ditta affidataria del servizio che per le refluenze belliche ha ricevuto in ritardo il materiale richiesto ai fornitori. Queste le parole del sindaco Enzo Caragliano riguardo il progetto di rendere più accogliente e ricettivo il lungomare ripostese, anche in una cornice di ripartenza dopo le restrizioni connesse alla pandemia. Ci fermiamo per un altro sacco pubblicitario, a tra poco. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Autonoleggio Miami. Auto, furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla Cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in Via Vittorio Emanuele II 41, Piazza Carmine, a Cireale. Fatti un piccolo regalo destinando il 5 per 1000 alla Misericordia, perché la Misericordia sei anche tu. Dona il tuo 5 per 1000 per la nostra comunità, per aiutarci ad aiutare. Anche in questo tempo di pandemia, le misericordie sono al tuo fianco. Ora puoi fare anche tu la tua parte. Aiutaci ad aiutarti. Dona il tuo 5 per 1000 alla Misericordia di Acireale, dal 1979, al servizio della vita. Scegli il sostegno del volontariato scrivendo il codice fiscale 810 057 30 874. Grazie di cuore. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia,
calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria. Reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in Via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno, la Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Le compagnie teatrali di tutta la Sicilia interessate a mettere in onda le proprie opere possono inviare una mail di richiesta a info@radioetnaespresso.it. Sarà presentato domani il percorso di riqualificazione professionale dei dipendenti delle IPAB siciliane. Entro fine mese il via ai corsi. I lavoratori dell'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale ritrovano la speranza. Non è stata ancora raggiunta la vetta, ma l'estenuante scalata dei dipendenti delle IPAB siciliane alla ricerca della dignità lavorativa da circa 6 anni sembra volgere al termine. Domani per molti di loro sarà una giornata importante. Nella sala Giovanni Paolo II del CEFPAS di Caltanissetta sarà presentato il percorso di riqualificazione professionale che sarà avviato entro la fine del mese. Finalmente sembra essersi davvero sbloccato quel meccanismo burocratico tanto inceppato che da troppo tempo alimenta speranze ma lascia vuote le mani. Il primo passo importante era stato mosso lo scorso settembre con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali del lavoro, l'assessorato della salute e le organizzazioni sindacali e ancor prima con la disponibilità dell'ASP di Catania di acquisire i dipendenti delle IPAB nelle strutture sanitarie con carenze di organico, ma da allora troppe riunioni rinviate, troppi passaggi complessi e farraginosi. Adesso finalmente i buoni propositi trovano concretezza. Alla fine dei corsi, che saranno tenuti in modalità mista sia in presenza che da remoto, gli operatori OSA e quelli attualmente senza qualifiche precise diventeranno operatori OS e saranno pronti per lavorare in corsia. Sono 200 i lavoratori che hanno fatto richiesta di accesso ai corsi professionali, ma circa la metà sono coloro che hanno realmente necessità di frequentarli. Tra questi vi sono molti degli operatori dell'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale che sperano di scrivere la parola fine ad un periodo di umiliazione e di frustrazione senza eguali. Soli e inascoltati per troppo tempo, oggi ritrovano la speranza e si sentono di ringraziare pubblicamente l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza per aver preso in mano la loro situazione e il deputato regionale Nicola D'Agostino che si è impegnato affinché questo importante obiettivo fosse raggiunto e che già da marzo dello scorso anno aveva chiaro in mente il percorso che si sarebbe dovuto attuare. Domani ad Acireale feste in onore di San Camillo e oggi giorno della vigilia al via le numerose celebrazioni. Acireale si prepara alla festa di San Camillo. Già da oggi, in occasione della vigilia, numerose le celebrazioni in programma. La festa di San Camillo ogni anno ci raggruppa tutti assieme. Oggi vigilia della festa alle ore 19 nel cortile del centro accoglienza avremo la celebrazione eucaristica con la partecipazione di tutti gli amici che vengono ogni giorno amati e serviti dalla comunità camilliana, quindi Casa della Speranza, Casa della Carità, Tenda San Camillo, gli amici del centro accoglienza qui ad Acireale. Insieme vivremo un momento di preghiera ma anche di fraternità con una cena tutti assieme e anche un momento forte di comunione. Domani, giorno della festa di San Camillo, alle 5:30 ci sarà il canto delle lodi qui nel cortile, anche la messa dell'aurora sarà celebrata all'aperto e poi le messe ogni ora fino a mezzogiorno e così anche nel pomeriggio dalle 17 in poi. Noi
vogliamo che il messaggio di Camillo Dell'Ellis dopo 4 secoli torni sempre più attuale, sempre più vivo, proprio per entusiasmare tutti noi a vivere meglio il Vangelo della carità. Ritorna il tradizionale raduno degli oratori estivi, una giornata organizzata dalla Coorda che si terrà venerdì a Giarre. Dopo una sosta forzata di ben 2 anni dovuta alla pandemia, venerdì dalle 9 alle 16 ritornerà il tradizionale raduno degli oratori estivi presso il Parco Chico Mendes di Giarre. Un evento molto atteso, organizzato dal coordinamento degli oratori della diocesi di Acireale, il cui responsabile Andrea Giordano annuncia con grande gioia il ritorno a far festa. Finalmente, dopo questi anni di fermo, ripartiamo con un evento che a noi sta molto a cuore, un evento importante per tutti i giovani della diocesi, il raduno degli oratori estivi. Ci incontreremo il 15 luglio al Parco Chico Mendes di Giarre con tutte le realtà oratoriane della diocesi per questa giornata di incontri, questa giornata di gioia e di felicità. Non vediamo l'ora di poter rincontrarci nuovamente, finalmente, in questa cornice per poter trascorrere insieme questa mattinata all'insegna del divertimento. Presenti alla giornata anche Don Patrizio Coppola, chiamato Padre Joystick, per la sua passione per i videogiochi, la tecnologia e per aver ideato la prima università specializzata in game designer, con sede a Solofra, Malta e prossimamente a Modena, e Monsignor Giovanni Mammino, vicario generale della diocesi, da sempre vicino alle attività del Coorda e ai giovani del territorio. Il tema di quest'anno sarà Let's Play, perché attraverso il gioco gli animatori avranno l'obiettivo di far riabbracciare ai giovani la vita reale piuttosto che quella virtuale. Il calcio adesso, dopo tanti nomi per la panchina della Acireale, il club Granata ha sciolto le riserve. Il nuovo allenatore Giovanni Marchese, ex allenatore del Catania. Tra De Sanso e Giampas salta fuori Giovanni Marchese. Il nome del tecnico proveniente dalla primavera del Catania era già circolato come possibile dopo De Sanso, nelle ore immediatamente successive alla rottura definitiva con l'allenatore calabrese. Reo, secondo una piazza come quella acese, storicamente rivale di Catania, di aver strizzato troppo l'occhio ai colori del capoluogo. Bruciato il nome di Giampà, ecco che Strianese tira fuori dal cappello quello dell'ex ala genoana e nel giro di poche ore l'affare è fatto. Sarà lui, un allenatore che ha già dimostrato di avere polso con i giovani, a guidare la Acireale nella prossima stagione. Un nome che delinea ben chiaro il progetto che sta nascendo in casa Granata, tanti giovani di valore supportati da alcuni over di qualità. Una scommessa e un azzardo quella del DS Granata, che punta un allenatore esordiente nella categoria. Sono felicissimo di essere qua, sono contentissimo, ringrazio alla società, a tutti, a chi mi ha scelto, veramente sono emozionato. Una piazza come Acireale, una piazza importantissima, la seguo da tempo, era ambita da tanti allenatori, sono davvero contento di essere qui. Cioè, come già sapete, comunque ho fatto tantissimi anni di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C, tanti anni l'ho passato con Catania, sono stato anni a Genoa a livello calcistico e a livello professionale da allenatore ho fatto una primavera con Catania e ho preso da poco il patto di UEFA, ma io spero di creare insieme alla società un giusto mix tra giovani e qualche ragazzo cosiddetto, chiamiamolo anzianetto, ma voglio tutti i ragazzi che si mettono a disposizione del mister, della squadra, del gruppo di allenatori che porteremo e della società, perché dobbiamo cercare di dare il massimo fin dal primo allenamento, sudare la maglia, e questo è quello che i tifosi si aspettano. Poi cercheremo di fare un campionato, un buon campionato. Vittore è tanta roba, è esperto, sa dove prendere i ragazzi e cercheremo, come dicevo prima, di allestire una squadra dove speriamo di poter far divertire. Promesse non se ne possono dare perché campionati sono lunghi e strani, ma di sicuro il cuore glielo mettiamo e poi vedremo cosa succederà. Noi cercheremo di dare delle soddisfazioni, ovviamente promesse, come dicevo prima, non se ne possono fare, ma vogliamo fare bene, ci tengo a fare bene, è il primo anno di una piazza così importante e farò il massimo, metterò tutto me stesso, il sangue dentro ogni centesimo di secondo di allenamento per far sì che i ragazzi capiscono quello che vogliono, che il gruppo capisce quello che voglio io e quindi...
Marchese di recente è stato anche commissario tecnico della selezione regionale siciliana, dove ha voluto fortemente anche capitan Peppe Savanarola. La scelta dell'ex primavera del Catania come guida per la prima squadra potrebbe essere quella giusta per convincere GS7, tentato dalle sirene trapanesi, a rimanere ad Acireale per cercare di battere il record di gol in granata di un solo giocatore. Gli basterebbe quest'anno andare in doppia cifra per poter entrare nella storia dell'Acireale Calcio. Peccato sprecare un'occasione così per inseguire il richiamo di altri colori granata. E chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Sereno, poco nuvoloso, con temperature che rimarranno stabili tra i 22 e i 30 gradi, venti moderati, mare poco mosso. Prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter in onda domani a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.